Buongiorno, oggi vi presenterò uno studio molto accurato sul primo versetto della Bibbia, esaminato nel valore numerico delle 28 lettere che hanno composto Bibbia, libro 1:1:1. Libro 1, capitolo 1, versetto 1, fatto di 7 parole, per un totale di lettere 7x4, 28, il cui valore numerico porta a conti fatti al ciclo unitario degli anni interi che percorre la Terra nel ciclo legato al suo modo di essere. Per arrivare al ciclo intero della nostra realtà basta considerare che quando n fratto 1 più il suo valore reciproco unennesimo vale n più 1, allora 10 uguale a n vale 10 più 1 uguale 11 e nei 6 versi totali è 66, di cui 3 in positivo e 3 in negativo. Ma anche quando 100 è il lato della realtà 100% uguale 10 elevato a 4, anche in questo caso il lato nel suo valore un terzo della intera terna di cui è parte essenziale vale 33 come l'intero flusso, mentre è 66 il piano trasversale di tutta l'energia di quel movimento 33. Allora accade che 66, che è un'energia che per muoversi deve avanzare nel piano reale al lato 1+1, allora diventa il volume avente la lunghezza totale 68 dei tre parametri, che con 66 per 1+1 determinano 66 in volume, e 68 per 68, ossia l'area di tutti i parametri necessari, più 7 come la dinamica del volume 3, determina il risultato di 4.631, che è quello intero, il quale, se in linea, vale 68 più 68 più 7, uguale a 143, che è l'area a lati 70 e 70, il cui flusso è lo spazio intero 3. Prima vi mostro qui il versetto nei suoi valori. Dovete leggerli da destra verso sinistra, come sono scritti in ebraico, e la somma di tutte le lettere che vedete ad una nel loro valore numerico è raggruppata in questi valori, che sono 913 per la prima parola, 203 per la seconda, 646 per la terza, 401 per la quarta, 955 per la quinta, 407 per la sesta e 1106 per la settima. Ecco, ora io li ho trascritti, espressi in lettere che sono le iniziali dei singoli nomi, facendovi vedere come nella prima parola, questa, e io ve le elenco, sono la numero 1, la numero 2, la numero 3, la numero 4, la numero 5, la numero 6 e la numero 7. Ma la prima parola
compone una parte della seconda. Vedete, bra, sit, bra. Se noi lo volessimo interpretare nella lingua latina, in cui sit significa sia, bra, sia bra. Bra, volendo riferirci a una divinità piuttosto famosa del dio Ra, è preceduto da un due, che indica il suo divino dualismo, fatto di due parole, ma fatto anche di due entità Ra. E che siano due poi lo dimostra il testo della Bibbia, mettendole proprio una all'interno della prima parola, la seconda disposta dopo. Accade che quando noi andiamo a sommare il primo termine con il secondo, otteniamo qui questo progressivo 1116, che è 1111 più 5, laddove 5 può essere inteso benissimo il movimento intero dell'universo, 5, quando il ciclo complesso vai e vieni è posto 10 come valore complessivo. Ecco, nella sintesi delle prime due parole c'è già compresa l'unità in tutte le quattro dimensioni della realtà, in tutto il suo moto 5. Questo che è stato disaggregato in questi modi qui è segno di una intelligenza veramente di tipo superiore rispetto a quella che si abbia oggi, perché si poggia sul valore dei numeri primi che sono posti a fondamento dei numeri naturali che sono poi quelli che costituiscono questa sequenza di valori che sono posti uno dopo l'altro a partire da un valore preciso che ha una grandissima attinenza con il movimento della Terra, quando si consideri che i giorni 365,25, avanzando per 2 anni e mezzo, ossia esattamente per 10 quarti, 10 nel ciclo intero, in un quarto come nel solo tempo 1 all'interno delle quattro dimensioni in cui lo spazio ne ha una e il tempo ne ha una e lo spazio ne ha 3. Per cui il ciclo di 10 anni del 365,25 diviso, moltiplicato per 10 e diviso per 4 porta esattamente a 913,125. Ma nel testo della Bibbia quel virgola 125 non c'è e ci si interroga perché non ci sia. 125 in millesimi è 1000 diviso 8. 1000 è il valore di riferimento intero dato da 10 al cubo. 8 sono tutte le unità che esistono in un mondo che è complesso, in cui abbiamo detto avanza solo il 5 nel ciclo 10 e che unitariamente va da meno 1
fino a più 1 avanzando di 2, che al cubo costruisce 8 volumi di lato 1, ma tra questi uno solo è quello della nostra realtà, che avanza tutta in positivo nei tre assi x, y e z. All'interno degli 8 cubi di lato 1, che sono costruiti in un complesso dato proprio dal sistema degli assi cartesiani, che costruiscono in ogni dietro degli 8 che esistono un cubo di lato 1, dando componenti positive e negative ai cubi per individuare la loro collocazione, uno solo degli 8 è quello reale, tutto positivo. E poiché il nostro mondo nell'universo avanza tutto in positivo, quando noi immaginiamo l'avanzamento intero dato da 10 al cubo uguale 1000, ebbene, un ottavo di quel 1000 è un tempo che indica la quantità di volte che esiste nel suo valore intero. E quindi quando la Bibbia considera solo il 913 e disattende i 1000 ottavi, ha capito che i 1000 ottavi indicano solo il tempo dell'esistenza del 913, e quindi è 913 posto in principio. E in principio di che cosa? Di Bra Sit, di un sia Bra. Bra è un valore realmente che indica in 203, laddove la realtà nel nostro intero è data da 100%, il che porta a 10.000 uguale a 10 elevato a 4, ossia che esiste in tutte e quattro le dimensioni della realtà, questo 10 elevato a 4 è un'area il cui lato è 100. E qui ci sono tutti e due i lati, sommati l'uno all'altro. Se noi li moltiplicassimo l'uno all'altro, avremmo 100 per 100, 200, moltiplicato al flusso 3, avremmo un 30.000. Questo vale, se noi lo volessimo calcolare in tutto il suo volume, quanto 100 per 100 per 3. 100 per 100 fa 10.000, per 3 fa 30.000. E 30.000 è tutta la realtà che avanza in 10.000 in un asse, 10.000 nell'altro e 10.000 nel terzo. Quindi questo valore iniziale ha un alto significato unitario di un qualcosa che esiste e che poi si deve muovere. Quando si muove, sia nel suo movimento, e questo sit, che vale 710, è che cosa? Il valore di un 290 che esiste nel 1000. Il 290 nel 29 è il decimo numero primo che esiste nel ciclo 10. Quindi quando abbiamo il decimo numero primo che esiste nel ciclo 10, vale 290, e il suo movimento nella totalità del 1000 è dato da 710. Quindi quando è giunto 710 a tutto il volume che è, allora sia, perché è secondo tutto il movimento, che lo conduce a ciò che esiste in principio, come 203 più 710 uguale 913. Ma io vi ho detto che questo corrisponde ha una radice ancora più profonda, insita nei numeri primi, che sono il nocciolo duro dei numeri naturali. Il 203
è dato dal 47esimo numero primo meno 8. Che significato dobbiamo dare a tutto questo? Meno 8 indica che esiste il complesso di 2 al cubo che esiste in 47, che è la realtà 40, tutta in movimento di 7. Il 47 è infatti tutto il 50, che è il lato reale del valore 5 dell'universo. Quando esiste nel ciclo 10, e quindi è 50, ma ha dentro di sé un 3 di spazio, per cui tutto l'avanzamento di 3 nello spazio totale dato da 50 è 47. Ma quando 47 diventa il 47esimo numero primo e al suo interno esiste tutto il complesso 8, allora abbiamo che il 47esimo numero primo meno 8 indica all'interno di questo 47, che è il numero primo, ma corrisponde a un numero naturale, e rivela in che modo tutto il complesso esiste nella realtà a 3 solo dimensioni che avanza nel 50. E questa è la realtà presente. Questo è tutto il movimento. E tutto il movimento lo vediamo nel 710, che è esattamente il 128esimo numero primo meno 9. Ecco, qui stiamo trattando di tutto il movimento. E tutto il movimento nel 10 è dato da 9. Quando 9 esiste in un 128, che nel 28 è il dinamismo 7, in tutte e quattro le dimensioni della realtà, e diventa 28, e è il dinamismo che si aggiunge, ossia si assegna al 100. 100, lo abbiamo detto, è il lato di tutta la realtà, 100. E allora vedete che abbiamo che il lato della realtà 100 assomma su di sé tutta la dinamica data da 7 per 4, 28, e si mette a relazione proprio con tutto il movimento 9 dell'unità del 10, che esiste nel suo numero primo e che lo riduce di 9, portandolo dal valore che ha il 128esimo numero primo a 710. Ora, in questo nostro ragionamento, quando tutti e due si sommano nel 913, il valore nel numero primo che lo rappresenta è il 157esimo meno 6. Qui abbiamo raggiunto tutta la realtà, e tutta la realtà è presente in 6 versi componenti, perché ciascuno dei 3 nelle direzioni X, Y e Z, che hanno 2 versi ciascuna, i versi totali sono 6. Quindi quando sia il principio, ed è il principio, allora tutto si condiziona a un 6 che esiste e si muove all'interno del 157esimo numero primo, che considerato nel suo valore numerico, che cos'ha? Ha un 47, che abbiamo visto è la pura dinamica nella realtà, sommato a 110. E 110 è il lato 100, che possiamo scomporre in 50 e 50, e un altro 50,
Per cui 150 è un cubo il cui lato è 50 e si carica del movimento 7. Allo stesso modo in cui qui 50 era esistente nel suo moto 7. E vedete bene che in questo totale qui, mentre noi avremmo che nei numeri primi il totale diventa 7, 8, 15, 4, 2, 6 e 1, 7, 175. Vedete, il 175 ha caricato il 100 di un 75 che è tutto il movimento trino della presenza 25. Vedete bene come ciò che esiste in principio è perfetto. Ma questo che è in principio sia nel suo principio. E allora si aggiunge il 203, che l'avevamo già visto prima, è il 47esimo numero primo meno 8. E il totale progressivo lo porta a 116, che avevamo visto prima, che era la dimensione 4 di 1, 1, 1, 1 sommato al moto 5 unitario dell'universo. Quando lo andiamo a cercare nei numeri primi è il 187esimo numero primo meno 1. Che cosa significa? Che esiste l'unità che si muove nel numero primo. E il numero primo di per sé che cosa indica? Indica un 200, che sono i lati dell'universo in cui 100% fa 10.000, il sole è valore notario, quindi un 200 meno 13. E 13 che cos'è in riferimento alla Terra? È un quarto, ossia è la presenza espressa in settimane di un anno terrestre, perché nell'anno terrestre diviso in gruppi di 7, un quarto all'interno del 52 è il 13, e qui è proprio il 13, ossia la presenza che è l'artefice contenuto nel 200 del suo movimento ridotto a 187. Ma all'interno del movimento a 187 esiste l'unità che si muove, e allora si riduce soltanto a 1 in meno, ed è il 1116. E vedete che è 1 in meno, perché ci manca una unità qui al 7, se fosse intero. Ora abbiamo visto la prima coppia fondamentale in cui esiste tutta quanta l'esistenza. Bastano i primi due valori complessivi. Quando andremo a sommare l'ultima parola, quella definitiva, avremo ancora questo valore qui, però senza il suo ciclo 10. Infatti l'ultima parola, la settima, è nel valore di 1106, che vedete che rispetto alla prima coppia del 1116 è il 1116 che difetta di 10, perché c'è all'interno di questo il ciclo 10 in tutto il suo movimento a definire totalmente tutta la situazione. Ma andiamo in ordine, aggiungiamo la terza parola. La terza parola, mentre queste due nel linguaggio ebraico indicavano in principio, creò, è tradotto,
ma se è in principio, principio. Se vogliamo usare qualcosa che esiste nel principio, come qui esiste nel principio. In principio, principio. Elohim eletto, ma è Al, il Dio Al, che se lo vediamo fino qui, sono le consonanti di Allah, a cui manca che cosa? Una L e una A, ossia la sua fase inversa, e basta. Perché se noi qui aggiungessimo solo al primo Al l'altro che è complementare e trasversale e non si vede, noi dopo Al metteremmo la e H e avremmo in L A H esattamente il nome Allah. Ma qui c'è un qualcosa che rimanda anche al linguaggio moderno, perché se facciamo così escludiamo im, e se noi lo leggiamo così stavolta e scopriamo in im, è un valore che è nel linguaggio inglese e indica lui in italiano. Allah, lui, proprio lui, Allah, lui. Che valore ha? La somma data da queste lettere qui è 646. E se assegniamo all'energia il valore totale di 666, ossia di un'intera presenza di tutte e sei le componenti in ciascuna delle tre dimensioni che fanno parte del volume, noi avremmo 666 e qui manca un 20. Perché? E perché nel 666 è compreso anche il piano unitario in 10 e 10, e questo è solo il movimento di 10 e 10 in 666. E vedete benissimo quanto sia coerente questo dato con la presenza 10 di Dio quando esiste in un duo che esiste in 20, e come 10 e 10 lati del piano 100, quando si moltiplicano 10 per 10, abbiamo che questo qui è solo il movimento lineare esistente nel 666 intero, quando si muove solo nel flusso del lato 10 e 10 di un'area 100. Andandolo a cercare nei numeri primi, scopriamo che è il 118esimo meno 1. Che cos'è il 118? Sapendo che 1 è l'unità e 7 è tutta la dinamica dell'unità, è un valore che presenta tutta la realtà 111 sommata a tutto il dinamismo 7, porta al 118. 118 è 1,25 nella radice quadrata, dove 1,25 è il valore unitario dello spazio-tempo. Meno 1 significa che esiste l'unità dentro il Dio Alim, che in questo che è il linguaggio ebraico è un termine al plurale, ma all'interno del termine al plurale esiste l'unità di Dio, la quale si muove esattamente nel 118esimo primo e determina esattamente il numero naturale 646. Quando andiamo ad aggiungere al fatto che in principio principiò Dio, ecco, noi possiamo arrivare a credere che in principio diede origine anche alla forma reale di un Dio che esiste sulla terra. In principio diede origine a Dio.
E quando aggiungiamo questo valore progressivo e arriviamo al 1762, abbiamo l'anno in cui il contesto scientifico decide che è il caso di assumere il numero 10 a elemento su cui poggiare tutte le unità della fisica. E nell'anno 1762 è inserita nella nostra realtà il Dio 10, che è a fondamento di Allah, perché lo abbiamo visto, è proprio il lato al lato 10 e 10 a ridurlo da 666 a 646. Ora, sempre in base allo stesso ragionamento, per cui anche questo deve essere un numero preciso come numero primo altamente significativo, ecco che è il 275esimo meno 15. E vediamo benissimo che qui abbiamo avuto nel terzo momento la presenza di tutto lo spazio, perché nel 275 abbiamo l'area trasversale 100 e 100 che ha nel flusso 75 tutto lo spazio complesso dato da 25 per 3, e è al terzo tempo che è presente tutto lo spazio, e questa è l'unità di tutto lo spazio nel tempo, perché è 100 più la metà di 100, è 10 più la metà di 10, è 15. E allora vediamo che è lo spazio-tempo che è presente dentro l'immagine naturale del 275 come spazio-tempo, e però riduce il valore esatto del numero primo proprio di quelle 15 volte a indicare che è il cammino intero dello spazio-tempo dentro questo numero primo che lo rappresenta nello spazio di lato 100 e 100 e nel flusso trino della presenza 25 nel tempo. E siamo arrivati all'anno 1762 d.C. in cui nel mondo naturale è assegnata al ciclo 10 il compito di rappresentare tutte le unità della fisica. Ora arriviamo a questo valore qui, che se lo intendiamo come lo abbiamo inteso qui, in una lingua eterna che ora si riferisce all'inglese, e questo è lui, qui va at, va verso, va a, e il suo valore 401 indica proprio che è la presenza 1 di tutta quanta la realtà 400, quando esiste in tutti e quattro i lati, ciascuno dei quali vale 100. E allora questo valore qui, che nella lingua ebraica in pratica è una questione simile a quelle che fa Marzullo, fai una domanda e datti una risposta, ecco, at si traduce in che cosa? Questo. E dunque at, mentre indica la cosa verso cui si va, anche nella lingua ebraica si riferisce a un questo. Allora possiamo leggere questo testo: in principio principiò Dio questo, e qui abbiamo questo che Dio principiò, così preciso che 401 è esattamente il 79esimo numero primo, tondo, tondo, tondo. E questo che cosa è? 21. Vedete? Al 100. 21 è 7, 7, 7. 7 più 7 più 7 che esiste nel 100. E 100 meno 21 uguale 79 è esattamente questo.
perché quando siamo a indicare il 7 abbiamo la dimensione totale del movimento 3 nel 10, e è qui. Il movimento 3 nel 10 è in questo 50 che si riduce di 3, e nel valore delle unità è il 7 che è stato ottenuto dal 10 meno il 3. Eccolo, qui, quando sono 3 i 7 e esistono nel 100, 79 è il numero primo preciso. E perché è preciso? Perché 1, 2, 3, 4 si conclude la realtà ed è precisa, è conclusa in modo preciso. E allora andiamo a vedere che cosa succede nel valore progressivo. Arriviamo al 2163. Siamo andati a un valore che deborda rispetto agli anni in cui noi siamo adesso. Noi adesso siamo nel 2021, ancora per qualche giorno. Questo è un giorno, un anno, che è ancora di là da venire, ma è la conclusione delle quattro dimensioni precise. Ed è precisa, perché nelle quattro dimensioni abbiamo il riferimento preciso. E che cos'è questo valore? Nel corrispondente numero primo è il 327 meno 16. Quando noi siamo al quarto abbiamo la realtà caricata a 4x4. È il 16 ora che esiste nella realtà delle 4x4 dimensioni. E questo 16 come carica intera della realtà esiste in questo valore che nei numeri naturali, che cos'è? Se siamo di fronte a un 4, anche questo è un 400, cui manca che cosa? 73. E che cos'è 73? Se vedete che 7 più 3 fa 10, 73 è un 70 che lo possiamo scomporre in 35 e 35 più 7. 73 stavo dicendo. Che cos'è 73? 73 è in 70 un quadrato, un'area di lato 35 e 35. 35 più 35 fa 70, no? E avanza di 3. Cos'è il 35 che abbiamo visto qui dentro? È 7 per 5, dove la realtà intera nell'universo è 5 e il movimento intero del volume è 7, 7 per 5 è 35, è il lato totale della realtà. E il lato totale della realtà si presenta come un 35 più 35, 70, più il 3, che è il valore complementare, si presenta come 73, è contenuto dentro il 400, per cui questo è il movimento di un 73 nel 400, ma all'interno di tutto il movimento che esiste così c'è la carica unitaria della realtà che, essendo presente in questo numero preciso qui, esiste esattamente in questo valore qui. E se noi vogliamo scoprire essenzialmente che cos'è, noi potremmo fare la somma dei lati, e 2, 1, 3, 6, 9, e 3, 12, 1, e 2, 3, e vediamo che siamo nella dimensione del 3, che si è moltiplicato per un certo numero. E se andassimo a dividerlo per 3, che cosa otterremmo? Adesso a memoria non mi viene in mente. Diviso per 3 fa 721.
721 che cosa indica? Lo vedete bene, nel 700 è tutto il movimento 700 che esiste in tutta la realtà del movimento 300 nel 1700, e 21 è quel valore trino di 7 più 7 più 7 che manca. Ecco, qui dentro abbiamo la presenza di 721 che esiste in modo trino e definisce interamente fino a questo valore tutto il valore di carica. O vi mostra in un modo che forse vi piace di più un piano a due lati, 360 e 360, la cui somma è 720, in cui tutto l'angolo giro che esiste in ciascuno dei due lati si muove interamente di 1, e questo poi accade nelle tre dimensioni, e poiché anche i piani rappresentati nel sistema ortogonale sono i tre, costituiti dal piano orizzontale, dal piano verticale e dal piano trasversale. Perché abbiamo avuto la prima quaterna di valori fondamentali. Quando aggiungiamo il quinto, c'è un HS MIM. Questa, cari amici, è una vocale, eh? Non è una consonante come vi dicono, perché è la epsilon, e la epsilon in ebraico è ritenuta una consonante, mentre invece la epsilon è una vocale in greco. Allo stesso modo di questo VAT qui, che la VAV è una vocale, è la U. E quando noi andiamo a leggere questo, lo leggiamo WHAT. È proprio la domanda fatta in lingua inglese di che cosa, WHAT. Allo stesso modo che c'era questa domanda qui. E qui c'è HS, MIM. Rimanda addirittura qui, se lo vogliamo intendere un po' con fantasia, a Jesus. MIM, proprio assegnato al 5, vedete che è un 555 più 400, che è tutta la realtà qui, et. Si carica 400 a 555, meno 1. E diventa 955. Ma che numero primo è questo? È 163. Che significato ha il 163? Quando andiamo a prendere che i lati della realtà sono 100 e 100, qui c'è nel 200 un 37 che manca. E il 37 che cos'è? È tutto il movimento 3, stavolta non della realtà, ma dello spazio. E quindi questo è tutto il movimento dello spazio. Perché dopo la prima realtà inizia di nuovo un movimento successivo della realtà. E questo 163, vedete, è esattamente quello che avevamo nel momento prima come valore totale, che era 163 in 2000, e qui gli manca semplicemente ancora il 2000 da raggiungere, perché è una nuova ripartenza di tutto il complesso, e tutto il complesso riparte con 163. E perché c'è il meno 13? E perché va considerato proprio con il tempo unitario di tutte quelle 52 settimane che esistono sulla Terra, per cui è quella presenza unitaria, un quarto, che si mette collocata nel 163 numero primo, e non numero primo, 163esimo. Qui mancano i valori che lo riportano a valori che sono
non numeri interi, ma numeri ordinali, a indicare che questo è in ordine il 163esimo numero primo. Eccolo, abbiamo inserito questo. E che cosa succede? Abbiamo aggiunto il periodo intero, questo, a questo valore qui, vedete? E in sostanza siamo finiti a 3118, in cui rispetto al valore che determinava Allah nel numero primo, vedete, 318, ora si è aggiunto un 3000, ossia tutta la quantità di un 10 elevato a 3 che esiste nel lato X, nel lato Y e nel lato Z, e si somma a quello che era Allah nel 118esimo numero primo, e come valore, come indice assoluto che abbiamo raggiunto a questo livello i due terzi dell'energia, questo è il piano dato dai due terzi di 666esimi, e sono proprio il valore che è ordinale e ordina in base a un 666 legato ad Allah, lo vedete? Ordina che anche in questo caso, vedete, c'era il primato di Allah e lo avevamo visto qui il meno 1, eccolo qui ancora il meno 1, è l'unità di Dio qui dentro che è presente dentro questo che io ho chiamato il bosone di Amodeo, che dà la carica a tutte le cose, essendo il piano trasversale dell'energia quando è 222 in ciascuno dei tre lati. E il valore totale, eccolo qui, che cosa è diventato. Quando aggiungiamo il sesto momento, andiamo a completare lo spazio, perché lo spazio è fatto di 3 più 3 e quindi qui avremo il completamento dello spazio. Per completare lo spazio cosa manca? What? Che manca? Manca 407. Perché? Perché adesso manca proprio tutto quanto esiste come movimento in relazione all'intero della realtà dato da 400. E quando andiamo a vedere questo qua, che numero è, nei rispetti dei numeri primi, vediamo che è tutta quanta la realtà espressa da 80, che è 40 più 40, in cui manca un 2. Perché? Perché questo è un elemento dualistico, è 40 e 40. È la realtà 40 che esiste in avanti sommata al 40 che esiste indietro, e sono due i tempi, per cui all'interno dei due tempi di questo valore qui espresso nei numeri primi, il numero primo è ridotto di 2 ed è riportato a 407. Quando questo 407 si aggiunge a tutto quello che avevamo prima e diventa il 3525, noi dobbiamo aver raggiunto qui tutto quanto lo spazio, e vediamo che il numero primo che realizza questo numero naturale è il 492. E che cos'è 492? È la quantità totale data da 500 come la metà di un 1000, che è l'unità di tutto un universo che avanza in 500 poiché retrocede in 500. Il solo avanzamento è 500, ma qui manca un 8, manca un 2 al cubo, e a precisare che siamo all'interno di una realtà duplice dello spazio, ecco che ora è il 2 il valore che esiste
all'interno di questo numero che già lo indica nei numeri naturali 5000-8. Il tutto, quando è portato a questo, è portato all'intera presenza. Infatti 25 è l'intera presenza di che cosa? 35 centinaia, e 35 quando lo dividiamo in 2 diventa che cosa? 17 fa 34, diventa 175. 175 è un valore 100 di un lato che contiene 75, il movimento totale di un 25, un 25, un 25, a tre dimensioni. E vedete bene che tutto questo lo rappresenta, ma lo rappresenta anche, se lo andiamo a riferire, a 4000, che è tutta quanta la realtà. Allora cosa diventa? Un 4000 come meno 4, 7, 5, 475. Il 470 nell'intero ciclo 10 più l'universo, quello che noi non consideriamo perché è la fase negativa, grazie alla quale poi noi vediamo solo quella in positivo. Manca poco a concludere tutto il calcolo. Manca l'ultima parola che avevamo visto, era proprio la prima coppia, meno 10. E quando andiamo a osservarla nel valore dei numeri primi e scopriamo che è 186, e che cos'è all'interno di quel 200 che è tutta la realtà nei due lati, 100 e 100, è 200 meno 14, gli manca il movimento di un 7 che avanza di 7. 200 meno 14 uguale 186 indica tutto il movimento di un 7 che avanza di 7 dentro il 200, e il 3 che gli manca indica proprio che abbiamo a che fare con un 7 qui, che è il valore che si toglie di mezzo per mostrare solo chi avanza, e chi avanza è la dimensione 3 dentro qui, tanto che questa dimensione 3, perché con il totale siamo arrivati a tutta la terna dello spazio, e vediamo che questo è tutto quanto il movimento, l'abbiamo visto già qua dentro, perché qui dentro c'è tutto il movimento di 10, qui l'abbiamo tolto, perché? E perché nel disegno complessivo l'ultima fase, quella 7, che corrisponde a un qualcosa di stupefacente se ci aggiungiamo anche un valore che qui manca. HE Heart, è il cuore, è la terra, fate quello che volete voi, immaginate voi che cosa sia l'ultima cosa che il Signore ha creato. Il totale porta a questo valore qui, che è esattamente il 625esimo valore primo, uguale alla realtà 5 nelle quattro dimensioni della realtà. Però gli manca un 6. Perché? Perché noi nell'interno dei 12 elementi fondamentali che riguardano il flusso 10 interno al 12, noi ne consideriamo uno per ottenere l'altro. Noi ci poggiamo sull'ammassamento a 6 assi centripeti magnetici per determinare i 6 solo elettrici. Quindi da questo, che tutto il complesso, dobbiamo proprio togliere di mezzo il magnetismo per avere solo il lato elettrico. E quando togliamo l'aspetto magnetico a tutto il contenuto intero questo, otteniamo finalmente che la carica totale di tutta la nostra realtà, espressa come i coulomb, nella carica 16 dell'energia,
metrica, vediamo che ha raggiunto questo valore qui in anni. Ora avete visto che tutto questo è meravigliosamente perfetto sotto l'esame proprio dei numeri primi e dei numeri naturali di per sé, semplicemente letti nei significati che essi hanno. Ma ce ne esiste anche di altri relativi e li possiamo vedere, perché questo valore qui è uguale a una somma di anni. Ebbene, quando andiamo a sommare tutti quanti i valori dei numeri primi, noi otteniamo esattamente un numero primo il cui valore diventa 830. E che cos'è? È un 38 visto a rovescio. Vedete? E 38 che cos'è? È alla base del giorno della Terra, perché 38 per 38 uguale 1444 minuti primi. E vedete bene che alla base del giorno intero terrestre c'è questo 38 letto in modo trascendente, ed è tanto trascendente che per arrivare a questo valore esatto qui va tolto di mezzo proprio Gesù Cristo in tutti i suoi 33 anni di vita vissuti, perché quanto questo qui è il numero primo e andiamo a vederlo nei numeri primi, è superiore di 33 numeri, tanto che se lo vogliamo proprio così dobbiamo prendere l'830esimo numero primo e togliergli la vita di Gesù Cristo in anni, perché noi stiamo calcolando in anni, vedete? Ma a questo punto sorge anche una cosa che noi possiamo anche farla, questa sottrazione qui appunto, e da questo 830 gli togliamo il 33, diventa 797. E che cos'è? È 777 più 20. Vedete, quello che c'era in Allah come 666 meno 20, qui c'è in 777 più 20. 797, che sommato al 33 porta esattamente al numero intero, che poi porta a questo. Allora, capito che il valore espresso in numeri primi è questo, togliamolo di mezzo. Togliamo a 4631 proprio il 797 e otteniamo che cosa? 3810 più 24. Cos'è 3810? È il ciclo 10 di quel 381, che è il valore carica che dà i movimenti a tutto ed è costruito dalla somma dei primi 16 numeri primi, la cui somma è 381, e per avere una unità in decine dobbiamo prendere questo 381 e moltiplicarlo per 10, e poi non basta, dobbiamo aggiungergli il 24. E voi dite, perché mai dobbiamo fare questa roba qui? Non ha senso. Ha senso, amici cari, perché fino a questo punto qui noi siamo nel regime assoluto del 10 al cubo. Noi dobbiamo tenere presente che il tutto è poggiato su un fondamentale dualismo, il quale dualismo, quando è in base 2 e in indice 10, come il valore 10 della potenza di Dio messa proprio sulla base del 2, e noi abbiamo che cosa? Esattamente un 1000, ossia il sistema 10 al cubo su cui tutto quanto questo esiste, più 24. E questa è la ragione per cui c'è anche
questo 24 da considerare, perché c'è anche la potenza in base 2 di tutta la nostra realtà elevata alla potenza 10 di un Dio assunto realmente anche nella natura nell'anno 1762, in cui l'uomo ha deciso di ricorrere al ciclo 10 della matematica per dare origine al sistema numerico delle unità di misura che facessero parte del sistema metrico decimale. E avete visto finora una cosa relativa, perché l'esame dobbiamo farlo anche qui ora. Come la somma di questo porta a un valore che io non ho fatto, ma che ha una sua importanza anche, io qui ve li ho spiegati, ma se volete studiarveli, leggeteli, perché queste cose sono trascendenti e hanno un notevole significato proprio essenziale, ma non lo spiego perché altrimenti il discorso prenderebbe una piega che non voglio. Andando a sommare tutti i numeri primi che servono per determinare queste grandezze qui, noi arriviamo a un totale che è 2507 come numero primo, perché è dato 7 più 7 più 5 più 7 più 4 più 2 più 5, e il totale di questo è questo qui. Il totale dei numeri sottratti è questo, allo stesso modo che avevamo fatto qui, questo 33 è il totale di tutti i numeri che abbiamo sottratto. Qui i numeri che sono stati sottratti sono 47, sono proprio quelli posti in principio, in bra, sono stati tolti di mezzo. E perché? Perché sono l'unità sulla cui base poi relativa si gioca tutto quanto l'insieme. E 25 in centinaia, che cos'è? È tutta la presenza riferita al 100, quando rispetto al 100, 25 è la presenza un quarto di 100, ma 25 è la presenza un quarto della realtà 10.000. Quindi qui siamo all'interno della presenza un quarto della realtà 10.000 in tutto il suo movimento 7. Ora però, non avendo un numero esatto preciso qui, perché manca di 47, andiamo a toglierglielo questo 47 che manca e otteniamo 2460, che è uguale a che cosa? A tutta la realtà 10 elevato a 4, che è 10.000, meno 7540, il valore complementare a questo nel 10.000, che poiché è sempre binario, l'universo, in un solo verso avanza solo di questo, e avanza nel ciclo 10 di 137. Ma poiché noi sappiamo che tutti i numeri sono riconducibili sempre a un valore unitario, questo 3770 che esiste nel 4000 è dato da che cosa? Da un 4000 meno 230. E che cos'è 230? È 100 e 100, la realtà dei due lati 100 e 100, che avanza in tutto il 30, che è il movimento che esiste in un cubo quando è 1000, se facciamo 10 per 10 per 10, ed è 30 quando facciamo 10 più 10 più 10. È esistente, se lo riferiamo solo a se stesso e non a 400, ha un 30 che esiste nel 38 in centinaia. E vedete, io vi ho detto che esiste nel 38 il fondamento di tutto il moto unitario nei minuti primi della Terra, e qui abbiamo che tutto dipende nelle centinaia. Infatti poi anche i numeri primi, quando li riduciamo nei secondi, assumono altri due zeri qui, e a questo però noi dobbiamo
avere che cosa? Un 30 che si muove in 3000, no, in 38 qui, c'è un 30 che si muove, e quindi c'è tutto il cubo di lato 10 che esiste e si muove qui dentro, e in realtà quando andiamo a moltiplicare 38 per 38 otteniamo 1444, e c'è un 4 che è in più rispetto alle unità intere espresse nelle decine, che sono soltanto 144 decine e non 1444 unità. Quelle 4 che mancano hanno questa origine. Allora, a questo punto abbiamo ordinato un po' le idee, ma non ancora in tutto, perché possiamo fare ancora una bella sintesi complessiva e prendere questo valore qui consuntivo di 38,24, che ho riportato 38,34, che ho riportato qui, vedete, e gli sommo questo valore qui, che era il corrispondente, e tolto di mezzo ottengo un 1374. Quando lo confronto con la lunghezza 100 del lato della realtà, questo valore qui rivela che cosa? Un valore di 1111 virgola 7204, che se andiamo a dividerlo, che cosa diventa? 1111,7204 diviso 100 diventa 1,111. No, qui c'è qualcosa che devo vedere un po' meglio. Eh sì, avevo dimenticato una cosa molto importante, di metterci qui una bella parentesi, qui, e elevarlo a 3. Se io considero questo un volume e ne estraggo la sua radice cubica, ecco il lato. La radice cubica di 1374 è questo rapporto qui, in cui c'è la realtà a quattro dimensioni nell'unità intera, virgola 7204 fratto 100. Se noi andiamo a togliere due cifre qui, abbiamo 11,117204 al cubo, è uguale a questo, ma questo è riferito alla realtà, e vedete come diventa intera la realtà in tutti questi 11. L'unica roba da capire ancora è il senso di questo 0,7204, e 0,7204, sempre riferito alla realtà, è il rapporto tra 100 e 138. Abbiamo visto che tutto dipende da un 38, e quando questo 38 si carica proprio del lato 100 e si pone al divisore, ecco che determina il lato
0,72 e 0,4. E vedete come tutto questo insieme è a dir poco divino.